vincere in casa dell'altra finalista davanti al suo pubblico con un roboante 3-1. Accadde il 18 maggio 2005 a Lisbona, quando il CSKA Mosca sconfisse lo Sporting, conquistando la Coppa UEFA, prima Coppa Europea della squadra dell'esercito e della storia del calcio russo. È la vittoria di Valeri Georgievich Gazayev, che sulla panchina del CSKA ha vinto tutto quello che poteva vincere in patria. È la vittoria di Daniel Carvalho, metronomo brasiliano della squadra russa e premiato come MVP della finale. È la vittoria di una Russia moderna, governata politicamente ed economicamente dagli oligarchi, che dopo tre lustri dalla caduta del muro di Berlino sembrava pronta ad abbracciare l'Occidente fuori e dentro di sé. Non andrà esattamente così. Bayern, Monaco, Aston Villa, finale della Coppa dei Campioni. Ma forse eravamo troppo sicuri di lui. Solo per la Svezia è campione europeo! La storia del calcio europeo è fatta di grandi club che si sono spesso ripetuti al vertice. Ma accanto a loro ce ne sono altri che hanno conquistato un trofeo continentale una sola volta, senza più ripetersi. Questo podcast racconta la loro storia. Francesco Caremani racconta Regine una notte sola, 5 successi europei che sono rimasti unici nella storia. Nel 1991 il CSKA vince l'ultima edizione della Vissaia Liga, il campionato sovietico. Dal 1992, infatti, inizia l'era della Premier League, il torneo russo che nelle prime 10 edizioni è dominato dallo Spartak Mosca, con 9 successi. Cambia la Russia e cambiano anche le proprietà delle squadre di calcio, la maggior parte in mano agli oligarchi che vogliono differenziare e apparire, contendendosi il potere anche su un campo da calcio. Uno di questi è l'imprenditore Eugeni Lenorovich Giner, presidente del CSKA Mosca dal 2001, attualmente numero uno del comitato finanziario della Federazione Russa di Calcio. Dall'agosto del 2021 ha passato la proprietà del club al figlio, Vadim Giner. Perché stiamo parlando di oligarchi? Perché sono gli investimenti imponenti di questi che cambiano il calcio russo e non solo. E la Premier League ne sa qualcosa. La squadra cresce. Nel 2002 vince la Coppa di Russia e l'anno dopo il campionato. Nel 2004 riceve un importante finanziamento dalla Sibneft, compagnia petrolifera di Roman Abramovich, già proprietario del Chelsea, ma l'UEFA nel 2006 blocca l'operazione. Dopo poco, lo sponsor del CSKA diventa VTB, la banca russa più importante. Valeri Georgievich Gazayev, ex attaccante tra le altre della Dinamo Mosca, quando arriva al CSKA ha già alle spalle 12 anni di panchina. Vince subito i primi due trofei della nuova era, allenando contemporaneamente l'Under 21 prima e la Nazionale Russa poi. Ma il 2005 è l'anno perfetto, quello nel quale conquista il triplete, Premier League, Coppa di Russia e appunto Coppa UEFA. Con i soldi del petrolio prima e delle banche poi, l'ex squadra dell'esercito nei primi anni 2000 aveva completamente rinnovato la rosa acquistando giocatori di valore in Russia, Europa e Sud America. Nel 2005, nella rosa di 42 giocatori, 13 venivano dal settore giovanile, ma nella finale contro lo Sport in Lisbona solo il portiere Igor Akinfeev era frutto del vivaio. Nella stagione 2004-2005 il CSKA Mosca parte dal secondo turno preliminare di Champions League, essendo arrivata seconda in campionato. Elimina il Neftchi Baku e i Rangers di Glasgow, accedendo alla fase a gironi dove trova PSG, Porto e Chelsea. Inizia bene, facendo subito 4 punti, uno contro i portoghesi e 3 contro i francesi, ma alla fine sarà solo terzo nel girone, conquistando il paracadute per la Coppa UEFA, che solo in seguito diventerà Europa League. Qui fa fuori il Benfica, il Partenza Belgrado, lo Xer e in semifinale il Parma di Carmignani, che aveva preso il posto di Baldini, raggiungendo una storica finale. Finale che si gioca il 18 maggio 2005 allo stadio José Alvalade di Lisbona, in casa dello Sporting, avversaria di quella sfida che arriva favorita all'appuntamento. José Peseiro schiera i biancoverdi con il più classico dei 4-4-2, Ricardo, Garcia, Beto e Nakarire, Tello,
Rogério, Hockenbach, Moutinho, Barbosa, Gerson, Sapinto. Gazaev risponde con un 4-3-1-2. Akinfeev, Vassili Berezhuski, Ignashevic, Alexei Berezhuski, Zhirkov, Odia, Aldonin, Hrajmic, Carvalho, Olic, Wagnerlov. Il CSKA, seguito con grande interesse da Roman Abramovic, munifico sponsor del club moscovita, entra in campo come la vittima sacrificale, ma in perfetto stile sovietico attende, fa credere all'avversario di essere in difficoltà e poi sferra il colpo del KO. Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем вас в Лиссабон, столицу Португалии, стадион Жозе Альвалада. Через несколько минут здесь начнется, может быть, самый главный... L'inizio è tutto per i portoghesi, spinti dal pubblico e dall'ambiente familiare. Al 26esimo, Ignashevic rischia l'autogol con un colpo di testa e tre minuti dopo lo Sporting va meritatamente in vantaggio. Rogério tira di destro da fuori area, battendo un distratto a Kinfer. Коварнейший удар и Рожерио празднует успех. 37 номер. Vantaggio meritato che spinge lo Sporting a cercare il raddoppio contro un CSKA che incassa il colpo ma non esce dalla partita. Al 43esimo infatti Olic mette dentro una splendida palla per Wagnerlov, il quale da due passi manca lo specchio della porta. È una avvisaglia che José Peseiro però non prende sul serio. Nel secondo tempo lo Sporting continua a giocare per chiudere il match, mentre i russi restano chiusi in difesa. In realtà la strategia è solo all'inizio e al nono Wagnerlov, con una girata al volo, sfiora il pareggio mandando la palla poco sopra la traversa. È la carica. Due minuti dopo, su calcio di punizione battuto da Carvalho, Alexei Berezhuski pareggia di testa, cambiando l'inerzia della partita e anche quella ambientale. Adesso il CSKA gioca a calcio, mentre lo Sporting si deve riorganizzare e lo spettro di perdere in casa una finale europea non aiuta. Passano 11 minuti e i russi raddoppiano. Carvalho, sempre lui, lancia Zhirkov in campo aperto, il quale aspetta l'uscita di Riccardo, beffandolo con un preciso raso terra. Al 30esimo della ripresa, l'episodio decisivo. In un'azione da attacco, Rogério mette la palla fuori ad Akinfeev battuto e sul contropiede del CSKA, Wagnerlov, su assist del solito Carvalho, segna la rete del definitivo 3-1. La rete che suggella la vittoria e la conquista della prima, storica, Coppa Europea, la Coppa UEFA. Il CSKA è la prima squadra russa a vincerla. Должен финальный свисток Громопола застать Арметьева в атаке. И как это будет символично? Вот она, атака пошла. Да, финал UEFA за нами. Кубок UEFA наш. Браво, ЦСКА. Спасибо, Валерий Газаев и игроки. Due dati raccontano la partita, un solo ammonito, Pedro Barbosa, e i 15 calci d'angolo battuti dallo Sporting contro i due del CSKA, numero che la dice lunga sul forcing dei portoghesi. Valery Gazayev è rimasto al CSKA Mosca fino al 2008, vincendo un altro campionato, due coppe e due supercoppe di Russia. Negli anni successivi, lo Zenit San Pietroburgo vincerà la Coppa UEFA contro i Rangers. Poi sarà la volta dello Shakhtar Donetsk, mentre il Dnipro perderà la finale contro il Siviglia, dominatore della competizione con 6 vittorie dal 2006 al 2020. Il contenimento dei debiti e il conseguente fair play finanziario hanno fatto il resto. Tornando a relegare i club russi, in generale quelli dell'Est Europa nei quali gli oligarchi avevano investito, a un ruolo di comprimari nelle coppe europee. Il movimento, grazie anche alla grande circolazione di allenatori, giocatori stranieri e petrodollari, era comunque cresciuto in quel periodo, spingendo la nazionale sino alla semifinale dei campionati europei nel 2008. La conquista della Coppa UEFA da parte del CSKA a Mosca nel 2005 è il plastico di tutto questo. Una vittoria che poteva essere l'inizio di un ciclo e che invece è stata solamente una fiamma bruciata troppo in fretta da una federazione che ha lasciato mano libera ai nuovi parvenu, pensando che la deregulation economica e sportiva potesse portare risultati.
lo ha fatto nel breve ma non in prospettiva. Valery Gazayev è ancora oggi l'allenatore che ha conquistato più trofei sulla panchina del CSKA. Nel 2009 ha vinto la Supercoppa d'Ucraina con la Dinamo Kiev e poi è tornato a Vladikavkaz, diventando il presidente e l'allenatore della Lamia, prima che il club fallisse. Una fine ingloriosa per un allenatore sagace e mai banale, medaglia di bronzo con la nazionale ai Giochi Olimpici del 1980 e attaccante di spessore della Dinamo Mosca. Valery ha saputo sfruttare al meglio il capitale umano che Eugeni Lenorovic Giner gli aveva messo a disposizione, esprimendo un gioco moderno e incidendo per sempre il nome del CSKA a Mosca su una Coppa Europea, la prima di una squadra russa. Avete ascoltato Regine una notte sola, il podcast che racconta 5 successi europei rimasti unici nella storia del calcio. Il testo e la voce sono di Francesco Caremani. La ripresa audio è stata effettuata da Veronica Marchi negli studi di Osteria Futurista. La voce sigla e la post-produzione sono di Andrea Diani, le ricerche d'archivio di Roger App. Il progetto editoriale è di Diego Alverà, l'immagine e la comunicazione sono di Pensiero Visibile, la produzione di Storie Avvolgibili. Puoi riascoltare questo podcast ogni volta che vuoi sul sito storieavvolgibili.it e su tutti i principali canali di ascolto. Storie Avvolgibili è orgogliosa di raccontare queste storie. Ogni ascolto per noi è importante. Per questo, se il podcast ti è piaciuto, clicca il tasto Segui su Spotify, lascia una recensione su Apple Podcast, ma soprattutto parlane con gli amici e aiutali a trovarlo. Supportiamo i podcast di qualità.